Hai vinto gli Australian Open 2019 categoria junior e sei il numero uno nel ranking juniores, insomma come biglietto di presentazione niente male. Sì, diciamo che quest'anno è iniziata molto bene e avevo fatto finale l'anno scorso agli US Open Junior e quindi ero riuscito diciamo, a classificarmi bene e poi dopo l'Australia sono passato ancora di più di grado, quindi adesso sì, a Roland Garros l'altro ragazzo che adesso è uno al mondo gli scadranno tutti i punti visto che non giocherà junior e allora andrò automaticamente numero uno al mondo, quindi sì, è una bella soddisfazione. Tutti o quasi gli occhi degli internazionali d'Abruzzo qui a Francavilla al Mare sono su di te ovviamente, no? Sì. Oneri e onore. No, sì, si spera, c'è tanto tifo, quindi mi fa molto piacere, fa sempre piacere avere tanto tifo e ti aiuta anche durante le partite. Ora speriamo nel tifo di domani che di sicuro servirà. Hai incontrato ed eliminato Donati, adesso però sulla tua strada c'è questo bosniaco che ha eliminato Quincy, che lo scorso anno si è imposto proprio qui al torneo. Brkić, che ci dici di questo? È un osso duro? Sì, sicuramente. Io non lo conosco bene perché diciamo sono nuovo in questo circuito, quindi non conosco tanti giocatori, però mi hanno detto che è un ottimo giocatore, quindi va preso con le pinze e niente, domani vedremo, però sono fiducioso e mi sento di poter far bene. Internazionali d'Abruzzo a Francavilla al Mare, l'ambiente come lo hai trovato questo torneo, visto che tu viaggi molto? No, molto bello, molto, ti ripeto, il pubblico mi ha aiutato molto nelle due partite. C'è sempre tanta gente a vedere e questo credo che ai giocatori faccia piacere. E poi è un ambiente raccolto, però molto carino, con tante cose da fare, anche extra fuori dal campo. Quindi mi sono trovato veramente bene e spero di ritornarci. Prima abbiamo intervistato il tecnico federale Umberto Rianna, che ha parlato di un movimento, soprattutto giovanile, di cui tu fai parte, azzurro, molto buono. Questo fa ben sperare, anche perché senza dimenticare quello che ha fatto Fabio Fognini a Monte Carlo. No, sì, sicuramente. Quello che ha fatto Fabio è un'impresa italiana, ma anche storica, quindi è veramente una bella fonte di energia dove noi possiamo aggrapparci e tutto il movimento italiano si può aggrappare a questo successo di Fabio. Quindi io sono veramente contento per lui e spero che riesca a scavalcare questo muro dei top ten. Il tuo futuro come lo vedi? Spero roseo, però no, per adesso sono sulla strada giusta, quindi sono determinato e spero che di andare più avanti possibile nella mia carriera.